Il Castelfidardo ottiene al Mancini la prima vittoria del suo campionato strapazzando 5-0 un Termoli che arrivava ancora imbattuto a questa sfida. A svolgere un ruolo decisivo sul risultato pesano sicuramente le due espulsioni rimediate ai molisani che sotto i due reti in doppia inferiorità numerica non sono riusciti a reggere l'urto di una formazione biancoverde affamata di punti. Giulio Dori dispone la sua squadra con un 4-3-1-2 con Caprari ad agire alle spalle di Bracconi e Nanaperi in avanti, mentre i molisani propongono un 3-5-2 con in attacco il temibile duo Barone Puntoriere. Dirige Battistini di Lanciano. Nelle fasi di studio iniziali i biancoverdi riescono ad esercitare un certo predominio territoriale, mentre gli ospiti restano guardinghi senza rinunciare a tentare qualche ripartenza. La svolta del match arriva poco dopo metà tempo. Al 25esimo l'assistente di Battistini segnala un colpo proibito rifilato da Barchi a Bracconi a palla lontana. Il direttore di gara non ha esitazioni ed estrae il rosso diretto per l'esterno giallorosso, lasciando i molisani in 10. Il Castelfidardo sfrutta subito la superiorità numerica e alla mezz'ora passa in vantaggio. Cross da sinistra di Fabbri che innesca una serie di batti e ripatti in area. Sul pallone si avventa Miotto che apre bene il piattone destro e non lascia scampo Palumbo firmando il vantaggio biancoverde. Il Termoli prova a reagire ma prima del riposo rischia di subire ancora il secondo gol quando la triangolazione tra Miotto e Nanapere permette a quest'ultimo di provare il tiro sul primo palo ma contrastato il 10 di casa non inquadra la porta. Poi si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa i molisani rivoluzionano la linea di centrocampo e anche con l'uomo in meno riescono a trovare il modo di rendersi pericolosi al quinto con una ripartenza che permette a Puntoriere di liberarsi di Imbriola e provare il diagonale dai 20 metri e le Zai ribatte e poi la difesa biancoverde libera con qualche affanno. Il Castelfidardo non si lascia spaventare e al nono indirizza definitivamente la partita nei binari più congeniali. Bracconi, ben lanciato in area, riesce a beffare Uzzol che lo strattona platealmente al momento del tiro. Battistini è lì vicino e comanda la massima punizione estraendo ancora il rosso per il difensore ospite. Fabbri dagli 11 metri col sinistro non fallisce e firma il 2-0. Con gli avversari in 9 i biancoverdi abbassano il ritmo e controllano il tentativo di reazione giallorosso e dopo aver mancato una buona opportunità con Caprari al 18esimo, due minuti dopo vanno ancora a segno con Nanapere che scatta puntuale su un suggerimento alle retrovie e scavalca Palumbo in uscita disperata con un preciso pallonetto che vale il 3-0. Sfiduciato, il Termoli si consegna agli avversari che pur senza forzare vanno ancora a segno a 10 minuti al termine di nuovo con Nanapere che sotto misura gira sotto la traversa il bel suggerimento di Cotugno. A mettere il sigillo finale sulla manita è Paponi che dal dischetto non lascia scampo a Palumbo trasformando la massima punizione decretata a 7 minuti al termine per il fallo di Sicignano su Guella. Minuti finali di pura accademia prima del triplice fischio finale in un Mancini festante per il primo successo dei ragazzi di Giulio Dori. Sì, tre punti fondamentali per i ragazzi che se lo meritavano per quello fatto anche le partite precedenti. Ma vedo come lavorano durante la settimana, perciò ero sicuro che avremmo fatto una grande partita. Poi ci si è messa nel verso giusto, perché quando il Termoli è rimasto in inferiorità numerica, logicamente abbiamo sfruttato l'inferiorità numerica, siamo passati meritatamente in vantaggio, ma la squadra, secondo me, anche prima dell'inferiorità numerica aveva fatto una buonissima partita. E poi dopo, logicamente, con l'espulsione, conseguentemente a rigore, diciamo, la partita è stata in discesa. Gli episodi sono stati decisivi? Ma sicuramente gli episodi ci hanno condannato, perché comunque è vero che comunque non siamo partiti benissimo nei primi 20 minuti, però dopodiché, insomma, l'espulsione e l'uomo in meno ci ha davvero penalizzato. Poi abbiamo preso gol subito, perché neanche il tempo di ricomporci, di rimetterci a posto, e abbiamo preso gol dopo 3-4 minuti dall'espulsione, e da lì poi è stata davvero dura.